Passa in consiglio comunale ad Albino, tra le polemiche, l'atto di indirizzo per l'unificazione delle due licenze commerciali da 1200 metri quadrati ciascuna presso il centro Neger. Voto favorevole dalla maggioranza e dalla Lega Nord. Astenuti gli esponenti del PDL, contrario Rizzi. Divergenze di opinioni quindi nell'alleanza del centrodestra. Più robusto l'accordo a cui sono state aggiunte numerose voci che la proprietà dovrà rispettare. L'imprenditore chiamato infatti a realizzare due rotatorie, la prima in via Luca d'Aosta e la seconda in via Madonna del Pianto, con l'annessa sistemazione del tratto di strada tra le due intersezioni viarie, compresi marciapiedi e percorsi protetti. La spesa per la realizzazione di queste opere è di 960.000 euro. La proprietà dovrà inoltre sistemare i locali che saranno destinati alle associazioni sportive presso il Campo Falco. Questo intervento costerà 290.000 euro. Nell'accordo rimane l'assunzione di 40 persone residenti sul territorio del comune di Albino a tempo indeterminato e a 40 ore settimanali. In caso di mancata assunzione è stata prevista una fideiussione di 200.000 euro che il comune potrà utilizzare per il sostegno delle famiglie dei lavoratori in difficoltà. Altra importante postilla, la proprietà nel caso di cambio, di destinazione d'uso, entro i primi 10 anni di alcune funzioni che l'amministrazione riteneva qualificanti, le multisale, il centro fitness e l'albergo, dovrà nuovamente versare gli oneri. Con difficoltà abbiamo lavorato per risolvere questa situazione, ha dichiarato il sindaco Luca Carrara. Trovandoci davanti ad una realtà ormai già decisa, siamo stati obbligati a scegliere il male minore e riteniamo di aver ottenuto il massimo per la collettività albinese. Hanno provato tutte le richieste del privato, sostiene invece l'ex sindaco Pier Giacomo Rizzi. A mio parere questa questione doveva essere trattata come una variante generale all'accordo di programma. Per tale motivo non ho provato quindi una simile operazione contraria al PGT e al PTCP e alla legge triennale di programmazione del commercio. Rimango perplesso poi sulla spaccatura di Lega Nord e PDL. Potevamo essere favorevoli all'approvazione, ha dichiarato il capogruppo del PDL Matteo Zanga, ma abbiamo tuttora dei dubbi sul piano del traffico, in particolare sull'eliminazione del sottopassaggio pedonale e sull'accordo relativo alle assunzioni, perché non è chiaro in base a quali principi si selezioneranno le persone da assumere. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato, all'unanimità, una mozione sul patto di stabilità in cui si chiede al Governo e al Parlamento di rivedere il sistema di regole finanziarie per i comuni, consentendo una deroga al patto di stabilità interno che permette agli enti virtuosi l'utilizzo delle risorse per le spese in conto capitale per un limitato periodo di tempo.